Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ritorniamo su Attract Mode per mostrarvi come configurare il nostro 3DS inserendolo nel nostro frontend Attract Mode. Ok? Per chi è nuovo vi invito a guardare i video precedenti su Attract Mode, qui vi darò la dimostrazione della riga di comando come inserirlo all'interno di Attract Mode, che già ho fatto video precedenti, come configurarlo, eccetera. La prima cosa dobbiamo andare sul nostro Attract Mode. Ok, dopo ovviamente aver configurato il nostro emulatore del 3DS, e dobbiamo inserire questo stringa di comando. Come eseguibile? Normalmente ROM file name, la directory della ROM, eccetera. Va bene? Eccolo qua, andiamo su 3DS, come vedete. Dopo aver configurato l'emulatore, inserito la stringa di comando, generato la nostra lista ROM, io vado ad avviare il gioco. Come vedete funziona normalmente. Spero che questa guida sia utile, anche se è stata minima. Ci vediamo al mio prossimo video, alla mia prossima guida. Grazie ancora per il supporto e buon retro gaming a tutti. Ciao. We'll be right back.